Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Elden Ring. Bene, finalmente ho fatto un po' di modifiche, ho messo il bastone per le magie e il sigillo per le buff che dovevo farci, il solito arco, questa qui sono ritrovato con questa e ho messo questa come dual, l'ho potenziata, gli ho messo i fasti cariani come potenziamento, ma come weapon art, ma non la uso la weapon art perché essendo dual ne uso solo una, quindi questa perché è primaria, ma l'ho fatto per avere l'incantamento con magia che finalmente l'ho potenziata fino a più 21 perché non ce l'ho fatta, al massimo non avevo le pietre, e questa fa praticamente più di questa, se, a parte la magia, che questa fa un po' più di magia, però per il resto a più 21 fa più di questa e dà la stessa velocità, quindi vedete qua qui che roba che è, così almeno finalmente riusciamo a fare danni e velocità, poi vediamo se ci spaccheranno il culo lo stesso. Comunque adesso andiamo a vedere e a provarla, e poi una cosa bella che volevo fare, scusate ho sbagliato, come al solito io sbaglio sempre, facciamo così, tac, scialeppo, e così abbiamo anche questa. Ovviamente, vediamo, oh, quando sarà potenziata al massimo godrò tanto. Vediamo un pochino come fare, dove lo ciabaleppa. Già non mi piace, adesso devo ricordarmi tutto quanto e sarà anche fatica, però vediamo se riusciamo a farcela. Ok, andata, io mi guarderei il video così vedo dove andare. Ok, devo andare qui a sinistra, allora devo fare così perché voglio stare attento che non mi capiti qualcosa, perché non ho lo scudo, quindi questo mi avverte se c'è qualcosa, infatti, così almeno sono più attento, anche senza lock riesco comunque a far bene. Perfetto, direi che è andata benissimo. Adesso dobbiamo andare qua, vediamo un po'. Devo che era così, ok. Poro scemo, dove vai? Poro scemo, dai vieni qui. E niente, è scemo. Comunque abbiamo preso i boli di questi qua. Adesso facciamo così e tac. Era così per farlo andare giù. Così per farlo andare giù, ok. Vediamo dov'è. Salve. Perfetto. Poi se voglio riportarmi lo scudo lo rimetto. Basta far così e abbiamo lo scudo. Perfetto, dai, così è l'unica combo che ho detto forse mi salva un po' il culo. Ho provato a fare anche le dual di lancia, era venuto fuori una lancia fantastica, solo che faceva solo a fondi a zigzag, cioè faceva, come adesso non riesco a farvelo vedere, comunque la fondo della lancia ne faceva, faceva il zigzag della lancia, faceva una fondo a destra e una fondo a sinistra insieme, ripetutamente, buonissimo, però tutto lineare, cioè andava dritto, quindi a lato non prendeva nessuno, era fortissima perché one shottava, il problema è che se c'erano più persone io prendevo un sacco di botte, e non era proprio il caso direi, e quindi per adesso ho provato così, poi vediamo. Tanto cambierò sicuramente. Adesso andiamo avanti. Ok, siccome qui c'è gente potente cattiva, facciamo una cosa così, perché dobbiamo fare così. Perfetto. Ottimo. Poi facciamo così e facciamo un attimo. No, scusate, ho già sbagliato. Adesso devo anche ricordarmi. Facciamo questa. Perfetto, così almeno siamo più potenti. Andiamo pure. Stiamo attenti. No, no, no. Questa. Porca... ma l'ho asciottato. Io questo gatto lo odio. Non lo sopporto proprio. È veramente infame. Bastardo come pochi. E ci vediamo dopo. È un bel problema. Allora, vediamo se riusciamo a tirare questo. Sì che ce la facciamo, dai. Adesso arriverà. Ovviamente il lock è andato via perché lui il lock continua ad avercelo, eh. Noi invece non ce l'abbiamo, mi sembra più che giusto. Allora, vediamo se riusciamo a farlo venire qua. A quanto pare no, cioè è veramente stressante. Ok, lock. Se io provo a prendere il lock si gira. Ok. Ah beh, mi sembra giusto che lui riesca a prendere lo scooter. Che porca di quella puttana. Allora. Ah beh, sono caduto proprio sul suo culo. È stato quasi piacevole. Allora, vediamo come posso farla. Sto cercando di capire, scusatemi.
benissimo. Ho capito come prenderla in faccia. Poi dopo adesso vedremo di capire come evitarla magari. Ok. Devo proprio schivare in quel momento. Il problema... Beh, mi sono inchiodato. Il problema di base non è neanche il problema di schivare, ma... Che è proprio se non... Se sbaglio qualcosa... È un cazzo di casino. Dai. Porca di quella putena. Cioè, io sto gatto devo per forza odiarlo sempre. Cioè, non c'è verso di farmelo piacere in qualche modo. E niente. Cioè, mi sta prosciugando sto gatto. È veramente odioso. Niente, non riesco neanche a fare gli attacchi caricati, riesco a fare un cazzo indietro. Cioè, non lo possono fare così più, è veramente impossibile che abbiano fatto un animale così esageratamente potente. Proprio da fuori di testa. Va bene. Adesso. Vediamo di prendere questo. Perfetto. Qua. E adesso vedo come fare. Scusate, guardo il video. Ok, adesso dobbiamo fare così. E andare di qua. Prendere la cavallaria. E qui c'è tanta bella gente. Ah, ho finito. Ovviamente ho finito anche... No, ce l'avevo la magia. Che cazzo dici? Ah, perché non avevo questo. E vabbè, dai, mai andata così. Oggi sono proprio rincoglionito. Ok. Vai. Almeno mi posso girare, fare qualcosa e prendere le botte, morire. Insomma, posso fare tante cose con le due. Ok. Andiamo qua. E vediamo come fare. Opla. Perfetto, grazie. Sto lock di merda, quanto lo odio. Cioè, il danno che fanno è veramente inconcepibile. Io non riesco proprio a capire come possono fare un danno così. Niente, mi stunnano e sono... È un'armatura pesante, questa è la cosa che più mi perplime. Vabbè, allora, proviamo così. Se riesco a beccarne uno. Certo che chi ha fatto il gioco gli deve pigliare proprio la cagarella, eh. Ma proprio grosso gli deve prendere. Ok. Ale. Io non lo so. E ce l'aveva fatta, cioè, per riuscire a capire che strategia fare, mi sono ammazzato. Il Loki. Mi benissimo bene anche quello che ha fatto Loki in questo gioco. Ale. E questa è andata. Perfetto. Poi. Adesso, sono un po' demoralizzato perché ho dei lavi potentissimi, non faccio un cazzo di danno. E l'armatura è potente, Se metto la leggera che succede? Boh. Vabbè, andiamo qua. E vi ha preso a convalare 9, ottima. Poi, ritorniamo qua. Facciamo così. Io vi rimetterei un attimo questa, siamo a posto. Poi facciamo così. E andiamo qua. Perfetto. Poi. Perfetto. È stato bravo, eh. Vabbè, andata così. Poi. Ma porca. Sì, ma che cazzo è uscito sul giornale? Ma vaffanculo, va. Che è meglio. Ma guarda quanto va tolto. Cazzo, è possibile una cosa del genere. Vabbè. Ok. E niente. Più veloce di me, incredibile. Ok, poi calma, vediamo cosa c'è da prendere, cosa c'è da fare. Non c'è un cazzo di niente, non è che mi salta fuori all'improvviso qualcuno che me lo mette nel culo, nel senso. E vabbè, andiamo sopra, vediamo un po'. Oh, porca troia, okay, come si fa? Come faccio? Che bello.
Spero ci sia solo lei, perché... Perfetto! Poi se non becco anche i tempi, sì, ma cazzo, se non becchi i tempi sei maledetto qua. Perfetto. Vabbè, pure il muro ci si mette. Ok, ho fatto una lasciata da panico. E almeno così ce l'ho fatta. A usare meno pozioni possibili. Ecco qua. E forse così riusciamo a fare qualcosa, perché se no... Ok. Andiamo a tirare questa. Ok. Perfetto! Vai! Ah, ti tocca giocare veramente brutto, che c'è di senso. Non è che adesso... Vabbè. Ah, testa di demone ancestrale. Vediamo un po' sta testa di demone ancestrale. Eccolo qua, cosa dà? Arcano. Carità, è anche molto buona, eh. Solo che penso un accidente. Ok. C'è questa da prendere, ottima, che è la 9, perfetto. E questo fiorellino qui, fiorellino bello bello. E poi c'è anche altro. Mi sembra giusto, dopo tutto quello che... Ah beh, questo era essenziale. Ok, adesso dobbiamo scendere e divertirci. Come non mai. Andiamo di qua. Andiamo di qua. E vediamo come riuscire a fare, perché sicuramente c'è un modo facile per far... Che non è questo. Ok. Ripeto, non è questo. C'è avuto una sfiga incredibile però, eh. Oh, porca vacca, cioè, ma perché il confronto io lo perdo sempre? Cioè, sono una chiavica proprio. Ok. Cioè, ok, cazzo, abbiamo devastato. Oh, porca vacca. Vabbè. E qui andiamo a prendere questa, che per carità è buona, non la metto assolutamente in dubbio, però... Ah, vai! Allora, calma e sangue freddo. E qui c'è qualcuno di poco gentile, che ovviamente saprà già che io sto arrivando. Lock. Calavacca con il... Ale! Poi... Dopo andiamo anche qua. Io facciamo così. Poi andiamo un attimo qua. Calma, facciamo così. Perfetto. Prendiamo questo, ottimo. Prendiamo questo, ottimo. Tiriamo qua. Oddio, ce l'ho dato. Ma oh, porca vacca. Adesso ritorniamo qua. Andiamo qua. Qui cosa c'era? Non ricordo dove sono venuto, sinceramente. Parlando, sono venuto di qua, di là, di qua. Qui c'è una combo all'aria. Perché non mi fido? Oh, porca vacca. Magari dopo? Ci vengo dopo. Dopo che ho abbracciato il boss, così sono un pochino più tranquillo. Io andrei al boss, grazie. Adesso ricordarmi più che altro dov'è, però ce vado. Ce vado, ce vado. E dopo il boss ritorno da qua, perché è l'unico modo per farla bene. Andiamo. Tanto non c'è problema. Benissimo, così livello, me la faccio un po' di cose, se no mi massacro e basta. Ok, così. Ok, tu non mi piace per un cazzo. Porca troia, ma che cazzo di reggi c'hai? Dai, amico, fa qualcosa però, eh. Ma perché ce l'hanno così tanto con me? Ok. Adesso che tu ce l'hai lì, io ti faccio qua. E di te sei contentissimo. C'è un'esplosione da panico proprio. Tutti quanti sono tutti da lui, guardate che bello che è. Eccoci qua. E questa è andata.
Oh, grande covallaria sepolcrale. Manto putrido da custode delle trombe. Vediamo un po' cos'è sto manto putrido da custode delle trombe. Come potrebbe essere? Sarà questo? Vediamo, sì, è questo. Simbolo del custode delle tombe di chi dimora nel sottosuolo. Mantenno spesso il ruvido corroso dalla marciscenza. Cosa fa esattamente? Avrà un'immunità molto alta. Ecco, vedete, 76. E adesso dobbiamo andare là a prendere quello. Solo che io, se vado a livellare, è un cazzo di casino. Allora, fatemi ricordare come fare. Sì, perché tanto... comunque ci devo venire, nel senso, comunque non li ho ammazzati, quindi mi tocca lasciare. Andiamo un attimo a prendere il a livellare, poi vengo qui vuoto e così sono a posto, perché sennò non ci posso riuscire, e me la prendo con calma. Allora, prendiamo così, vediamo quanto ci manca per livellare. Nuovo livello, parecchio, però noi usiamo le rune, dai. Se no, se le ho lì per niente. Allora, facciamo questa qui che da 25.000, usiamola. Perfetto, così almeno siamo a posto. Poi questa qua che da 30.000, usiamola. E dovremmo essere a posto. No, non ancora, perché ci vuole ancora 15.000. E siamo a posto. 20.000, 15.000, top. Dovremmo essere a posto adesso. Livello. Tanti saluti. Vediamo come fare. Scusate le morti, ma è veramente impossibile giocare. 60. Finalmente posso usare la magia che volevo. Allora, la magia che volevo, memorizza incantesimo. Vediamo un po'. Era quella da 50. Adesso la cerco. Allora, una è questa e adesso non ce l'ho. Il 68. E l'altro era questa che voleva 52. Mi sembra, dove cacchio è finita questa. Proviamo a usarla contro quel mob, perché sennò non so proprio cosa fare. Qua, perché sennò veramente non so cosa fare. Voglio provarlo un attimo per vedere come va. Andiamo direttamente da qui là, perché sennò mi spacco il culo e io non so come fare. Vediamo un po' per vedere quanto fa. 700, non fa un cazzo la magia. È una magia alta io, eh. Però arriva magari da lontano, ma proviamo, vediamo su questo, dai, proviamo a fare due piove, facciamo così sto a posto, perfetto, andiamo, vado così, così almeno sto tranquillo. Ah, e non è neanche, sì, ma sono troppo forti, veramente troppo eccessivamente. Allora, proviamo, magia, e vado di scudo, così almeno sono a posto. Vediamo un po'. Allora, questo mi tocca far così, perché se no questo non vorrei. No, mi tocca far così per forza, dai. Tira. Perfetto. Vai. Vai. Decisamente meglio. Adesso carichiamo un attimo e proviamo a far così. Caricato al massimo. 500. Non gli faccio un cazzo. E non ho anche macato. C'è una magia così forte che non fa un cazzo. Cioè, non fa veramente niente la magia. E io ho 50 qua. Cioè, sembra così strano. Cioè, per carità, è comoda, perché... però io ho già finito tutto il mana e non gli ho fatto neanche un cazzo. Per carità, perché posso andare dove voglio. Comodo, perché da lontano si prende, però mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, ci penso e vi dico, dai. Ed questo è fattibile, ma solo con spada e scudo. Non sono riuscito a fare di meglio senza saperlo prima. Lo facevo. Pensavo che con le due potessi far di più, ma sì, no. È possibile che il lock non funzioni mai sto gioco di merda? Io non lo so. Dai. E niente. E che ti fammi girare i coglioni? No, non mi sputare l'osso. Non è educato per un cazzo, te l'ha mai detto nessuno? E niente.
Ok. Sei più forte te. Allora, adesso mi hai fatto anche la magiscienza. E adesso a me mi tocca far così. Dai, prima che arriva lui. Ma vaffanculo. Si può avere più sfiga. Dai. Ecco, muorici lì così non rompi più i coglioni. Non ci credo. Non ci credo. Ci credo o non ci credo? Oh, porca vacca. Allora, una cosa alla volta, eh. Vai. Così questi magari muoiono e siamo a posto. Poi andiamo qua e lo facciamo. Ma porca vacca. E abbiamo preso anche questo. L'abbiamo fatto al 100%. Bene, scusate le morti, ma non riuscivo proprio a capire come poterla fare al meglio. Con le dual qui in questo posto proprio specifico non era proprio il caso. Adesso le proverò nel prossimo episodio a farle, insomma. Comunque avevo previsto che mi sarebbe più potuto servire lo scudo, infatti l'ho lasciato. E niente, le ho provate, in questo caso non era il caso e siamo andati avanti. Ok, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui, visto che l'abbiamo fatta tutta. Per questo video è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like e commento se vi piace, fammi sapere cosa ne pensate. Se non vedete, saluto e ciao ciao!